Siamo tutti commossi lì dietro, perché assistere a queste performance è un privilegio, stando qui vicino, e veramente io credo che anche voi siate felici di averlo visto proprio da vicino. E questa è la magia del teatro, è bellissimo. Erano anni che non si vedeva una cosa del genere, veramente eccezionale. Comunque io sono qui, come vi avevo preannunciato insieme a Gigi, per... presentarvi una cosa bellissima, un atto unico di Edoardo De Filippo degli anni 30, del 1938, credo, che si chiama Pericolosamente, qualcosa veramente di spassosissimo e surreale, ed è veramente molto molto comico. Gigi lo farà con Marco Simeoli e Loredana Piedimonte, e sono contento di usare questo linguaggio: atto unico, regia, teatro, poter dire la parola teatro, perché per anni mi hanno sempre detto in televisione: non ti mai di teatro, non ci deve dire, perché la gente si spaventa. Invece non si spaventa affatto, sono felice, diciamolo insieme: teatro, teatro, teatro. Non è una bestemmia, è una parola bellissima, e quando riesce a coniugare un artista come Gigi, a coniugare televisione e teatro a questo livello, ha fatto un'opera di grande cultura, secondo me. E buon divertimento. About in a moment, accomodatevi. Buongiorno. Accomodatevi. Grazie, signora. Grazie. Accomodatevi. Qui. Accomodatevi. Qui. Eccoci qua. Mio marito non c'è, ma me l'ha detto che sareste venuto. Ah, me l'ha detto? Sì. È accogliente qua, signor. E che dobbiamo fare, e voi? Niente, proprio niente. Ah, e allora che siete venuti a fare? Mi aspettavo questa domanda, signor. Ieri mi sono incontrato con vostro marito. Dunque, noi siamo amici da sempre, se abbiamo fatto le scuole insieme. Ma non lo vedevo da 15 anni, perché io sono stato sono stato 15 anni all'America, signor. New. Ehi. Sono state 15 anni all'America. All'America? All'America, United States, you know. E allora dice, ti incontrai vostro marito per caso, dice, come stai, come non stai? Sì, è bello. E come mai? Così la ditta per la quale lavoro, io dicetti a vostro marito, signor, io dicetti a vostro marito, la ditta per la quale lavoro si è trasferita qua a Napoli. E ho preso una stanza in un albergo, io dicetti a vostro marito. Però non mi trovo tanto bene, no? Io dice, sto cercando una stanza in una famiglia, una stanza immobiliare. E lui mi dice, ma vieni a casa mia, ti troverai bene, vedrai, mia moglie sarà entusiasta. Mia moglie, dice, sarà entusiasta. Frenate l'entusiasmo, signore. Dice, sarà entusiasta. Vedrete, insomma, combinammo pure il prezzo. Ed eccomi qua. Arturo adesso viene, Bobrito Guis. Ma certamente, parlerò a lungo e approfitterò dell'occasione per fargli i miei complimenti per il gusto che ha avuto sposandovi, signora. E mo che vedete? Io ero un fiore. Perché mo no, siete un buchese. Sì. Ma qua buchese, che mi sono fatto che non mi conosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato un'altra volta. Mi ha sparato...
Ha avviato il revolver e mi ha sparato. Per fortuna non mi ha colpito, perché mi trova, chi santo mi protegge. La signora, forse non... Vostro marito questa mattina vi ha sparato. Solo stamattina, chi lo mi spara sempre? Il primo colpo di rivoltella me lo tirò il primo giorno di matrimonio, a tavola dopo il secondo piatto. Ah, veretta la frutta, veretta. E per fortuna il proiettile non mi colpì, perché mi trovo chi sa a roere aiuto. La seconda volta mi sparò a prima mattina. Metto un caffè. La terza volta il giorno del mio nomastico. Oh, babà. Ma che ne volete sapere? Scusate, ma da quanto tempo vi spara vostro marito, per sapere? Mo vi dico, da quando ci siamo sposati, 2 anni. E non vi coglie mai, mai. Come? E stessa ca, stessa casa. No, fino a mo' no, ma chissà, qua volte che sto, mi voglio proprio. Mamma mia, Arturo, no, aiutatemi, speriamo che stai in buon umore, mi metto paura. State calma, Marta. Ehi, Arturo. Che piacere, che il piacere. Il piacere, ma no. Tu mi devi scusare se non mi sono fatto trovare in casa. Ma ecco. No, ci siamo intrattenuti con la tua signora amabilmente. E lo si chiudo. Dove sei andato? Sono chiuso a comprare certi colpi e revolver che erano fornuti. Ma io aspettavo te. Ti ringrazio, perché non ci accomodiamo? Ma che fai questo cosa male? Ma me, per favore. No, no, quello non funziona. Ma come non funziona, Michele? Guarda, scusa. Accomodiamoci pure, sì. Michele, accomodati, sì, siediti pure qua, sì, con piacere, guarda. Ma è piacere mio, per carità. L'hai fatto per la camera sua, sì. Veramente, tanto tempo che... L'hai fatto per la camera sua! Non ancora, Artù, non ancora, ma non ha importanza. Ma come non ha importanza? Tu la prima cosa è per la stanza, se ti conviene, se non ti conviene, scusa. Uè! In un zonga serve nessuna, ma se ne andate pure la cameriera e tengo una casa sopra le spalle. A sera mi cocco quel gab, che non mi sento giù. Ma perché? Non fatica? Fatica, ma fa mo' piacere, va. Tu vieni frisco frisco all'ufficio e ti metti a comandare. Verita, vengo frisco frisco all'ufficio e mi metto a comandare. Ma no, te, non mi fa attaccare niente. Ma no, per carità. È come se attaccano presso e nerva. È nervoso è tuo, signorina. Signor, non rispondete, per amore di Dio. Guarda, Michele, tu mi hai creduto, quella te la risposta che ti fanno io sangue in capo, capito? No, ma... È meglio che mi stonga zitto, va, ecco. L'hai preso il caffè? No. Non l'ho preso il caffè. Me lo prendo anch'io volentieri. Un caffè. Dorotea, portaci lui caffè. Ha ordinato il signorino 2 caffè, uno per Lord Strong e un altro per il Kedive. Uè, oh, caffè voglio da più bar. Ma che bella idea, tu. Diamoci un nuovo bar, un bello caffè con la crema. Per favore, Michele, per favore, Dorotea, va piglio il caffè. Ma perché tu sei ciunga? Ma dove gli tu? Dorotea, va piglio il caffè, tu mi conosci? Ta conosco. Mi hai ridotto ossa e pelle. A sera torno a casa all'ufficio e braghi solo velena. Per me non esistono più cinematografi, divertimento, niente. Uè, caffè, non voglio piglia. Schiatta. Dorotea, non mi mettere che spalla in faccia un muro. Dorotea, Tu, non mi piglio il caffè. Ma mi fa male, mi fa male, ma. No, io t'ananzi, Michè, sta storia da fornire. Farnescia, almeno ci calmiamo tutti e due. Dorotea, stavate in una scampa, capito? Aspetta, mamma mia. Ah! Arturo! Stavolta l'hai cogliuta! No! Me! Oh gatto! Arosta! No, pure un gatto, no, lascia! Oh, mamma mia! Ha già avuto un altro miracolo!
Non è niente. Aspetta che vi porto caffè. Ma tu sei tutto sudato, devo li scambiare. Ma no, ma io sto appena appena un po' accaldato, non ne ha fa così. Porto caffè, andè bellino. Quante bellezze, guarda quante bellezze. Uè, Michele! Ah. Michele, che fai facendo? Perché te ne stai, Enna, così? Guardate. Perché fai ma questo? Non so. Okay, okay. Che è successo? Che è successo? Appunto, niente. Perché fai questo che te ne fai? No, ma... No, ma resta qua. No. Perché? No, mica. Ma perché? Che... Tutto a posto, mica, non capisco perché fai tutta sta cosa. Accomodati, vieni che mo continuiamo a chiacchierare, mica, sì. Maronna mia, però. Certo. Ecco qua, siediti. Tu devi capire che per te l'affare è comodissimo. Non Gesù. Potevo trovare di meglio, però. L'ufficio sta a 50 passi, la camera piena di sole, un bel bagno vicino, ecco, vedrai che starai bene, poi mamma mia, 15 anni in America, yes, è vero? Yes, e beh, ti ha fatto impressione. Nato un poco morivo, vedere un marito che spara a una... A una mogliera così. Ma che capite? Gli dicevo ti ha fatto impressione rivedere Napoli dopo tanto tempo. Sono rimasto ghiacciato, sono rimasto. Ecco il caffè. L'ho fatto con la mano del cuore, eh. Sentirete quanto è buono. Eccolo qua, prendi pure, Michele. Mia moglie lo fa buonissimo. È veramente squisito. È prelibato. Ma tu manca le assaggiate, Michele. Mi fido. Gesù, vestita nuova. Ti stracciato vestita. E va voi, amo. Mi ero scordato di dicere. Non sa ci manca come è successo. E si capisce. Tu cammini con mio baccalà. Madonna, baccalà. Baccalà, ma vedete se questi sono termini da usare. Baccalà. E allora come devo dire? Mi siete stracciati il vestito. Bene, bravo, che piacere. Come se tenessimo le rendite stesso solo. Così pazzo. Vabbè, ma devi capire, Dorotea, che se è successo, colpa non ce n'è. Non creda che io mi vado stracciando il vestito per divertimento, è giusto? È giusto. Ma com'è giusto? No, non è giusto. Chi ho detto? Io... Giusto. Tu, la questione è che sei sbadato. O casone flanello, non lo buttaste con una ingappatura. Io vestita marrone, non ci facessi una macchia inghiostra. E va poi, Dorotea, saranno combinazione. Su, forza. Raccero i ponte, su, forza. Adesso essere pazza. Rui punto, modatina così, stracciate che pezzarete! Dorotea, miette rui punto vicino alla giacchetta! Oh Gesù Giuseppe, Sant'Anna e Palazzo! Medaglia e pondere dita, a così da miette rimane! Dorotea, guardi chi stasera ti manda un camposanto, acconciami la giacchetta! Non ti voglio acconciare! Muore subito! Oh no, con in alta moto, guarda no, che è una cosa assurda che stiamo facendo! No, aspetta, aspetta! Aspettatemi! Te la concio io, la giacchetta! I cucio bene, come Christian Dior! Te la concio io! Dopo farò le patate, perché io sono in galera, capito? Ma aspetta, aspetta! Aspetta, mamma mia! C'è scansata pure stavolta. Non l'hai cogliuta ancora. I che mira e merda che tieni. Voi non siete ancora morta. Pozzate morire subito tutte e due. Rammi sta giacchetta. Quanto è brutto il popo! Subito si arrabbia. Ma gli faccio un rammendo che non si vede più nemmeno con la lente di ingrandimento. Quanto è brutto! Quanto è bellello! Quanto è bellello! Ui, Michele! Non mi devi guardare la...
scalzone delinquente. Io ti denuncio a te, capito? Assassino, assassino che... Ah, come? Come? Femminicidio. Io a te... Adesso io ti denuncio in questura. Prima chiedo un bagno e poi io ti denuncio a te. Hai capito? Ma che stai dicendo? Ma qua delinquente, ma cosa dici? Non è vero, vieni qua, i faccio a posto, non sono un delinquente. Vieni qua, siediti che ti spiego tutto, capisci? Michele, ma vieni a casa, siediti che ti spiego. Michele, ma io ti vedo che sta... Michele, ma tutto a posto? Tutto a posto. Ti stai dicendo, faccia apposta, capisci? Sì, quando sposai mia moglie, quella è una buona donna, ma tenne un carattere infame, te la risposta che io non l'acceresse, capito? Ecco, era proprio, stavamo a tavola, avevamo una di queste discussioni animate, ecco, io avevo in tasca uno di quei revolver scacciacanica, capita, no? Che capita, Sam, io non posso uscire di casa senza uno scacciacanica. Comunque avevamo una appunto di queste discussioni animate, io non poco per pazziare, ma non poco pure perché veramente mi facendo tu che dire, vabbè a un certo punto che re Michè è un esempio e fanne un altro di esempio proprio vabbè, questa qua quella... Michè sicuro tutto a posto adesso sì. Ancora meglio sì vabbè. Insomma lo sparai una botte che immediatamente vidi il cambiamento. Sì, perché divento subito dolce, sorridente, gentile. Allora già capite, da allora che sta quieta, a mia moglie l'ha già sparata. Allora era caricata a salve. Proprio. Mo dicevi prima, non tengo più sangue nelle vene, io non tengo. Ecco qua, guarda qua, guarda, non si vede più niente, sei contento? Grazie Dorotea, grazie. Scusate adesso, io mi sono ricordato che un appuntamento urgente e ci vediamo. Ma no, sarà... ma aspetta, Michele, ma non vuoi vedere la camera, scusa? No, sarà per un'altra volta. Io... Allora aspetta che ti accompagno, così pigli un poco d'aria. Va. Sarebbe... Ah sì! Oh, maronna, roco, Carmen. Sì, perché ti dispiace? Va, già. Tu quando mi puoi lasciare solo a casa, allora sei contenta. Oh, mamma mia, Dorotea, ma non sei mai contenta. Scimmo tutte sera. Stasera, invece, vedi, c'è un amico che non vedevo da 15 anni e ceneremo fuori. Ah, oh, non torniamo nemmeno a cena. Bravo, Arturo, ci diamo proprio alla bella vita, eh. Uè, tu non esci. Io esco. Tu non esci. Io esco. Arturo, spara le iamoncino, va. Beh, no, è l'unico. Non va bene così, Michè, io lo devo fare naturale, e capisci? Anzi, dammi una mano a me, per favore, vieni Marete. Iam, Michè, che stasera è la volta che succede la tragedia. Io ammazzo, tu non esci. Ah no, e te. Andiamoci, no. Artù, state buona. A che ora ci arriviamo? Verso mezzanotte. No, divertiti. Buonasera, Don Michele. Ho passato una splendida serata. Ma non era questa. Michele, abbi pazienza solo un momento. Tu sì. Mi perdoni, sì. Ecco qua. Ma Michele non aveva fatto niente. Michele, mo no, ma quando torno stanotte tengo su onda, voglio dormire. E la sparano un altro colpo, facessimo un po' più tardi. Non si sa... ah! Dove va la Piedimonte? Marco Simeoli, Gigi Proietti.